Ciao a tutti e ben ritornati sul canale di Parassiti a Cartoni. In questo nuovo video vi porterò un mini glitch sfiziosi a manetta. Si possono fare decorazioni a manetta dopo che vi si è buggati. E diciamo, è un semisolo perché ci serve un amico che ci aiuti a buggarci per qualche minuto e poi può uscire di sessione e da lì in poi potremo fare tutto da soli. Questo, ricordo che questo glitch funziona anche sulla Xbox e dovrebbe funzionare anche su PC. Sulla Xbox funziona sicuro, su PC dovrebbe funzionare, casomai me li fate scrivere nei commenti, lo scriverò nel titolo che funziona anche su PC, però mi assumo la responsabilità. L'inizio è un po' macchinoso di questo glitch. Ci abbiamo preso un po' di tempo all'inizio per capire come buggarci. Dopo un po' abbiamo capito, io e mio amico che saluto, ciao Franco, un bacione, è un consiglio, non usate un faggio. Ve lo spiegherò adesso un po' più avanti. Passiamo subito ai requisiti, importantissimo, o dalla storia o dal creatore, voi e vostro amico andate in mira manuale, mi raccomando, mira manuale ragazzi. Poi dovremmo avere il CEO e nel CEO dovremmo avere officina personalizzata. E ad esempio nel livello 1, se vogliamo duplicare 20 auto, dovremo avere 20 slot liberi, mi raccomando, importantissimo. Noi e il nostro amico dovremo avere il bunker e il centro operativo mobile con lo slot numero 3, deposito veicolo personale. Noi dovremo avere nel nostro centro operativo mobile un RH8, perché l'auto che si troverà all'interno del COM verrà sacrificata per la nuova copia, quindi il COM deve essere pieno con un RH8, mi raccomando. E vostro amico può avere qualsiasi veicolo. Noi abbiamo provato con il faggio, ma non ci siamo riusciti a baccare. Quindi, ragazzi, se ci riuscite voi, bravi, noi non ci siamo riusciti. Per questo abbiamo preso una RH8. Una volta che siamo pronti con i preparativi, fate aprire una sessione invidia al vostro amico, vi fate invitare in sessione e poi da lì vi fate invitare nel suo bunker. Lui uscirà l'auto fuori, entrerete in auto, andremo sul tasto opzioni e dovremo andare su amici e andremo su un qualsiasi amico sperando che lui non, anche lui non sia in mira manuale, altrimenti ahimè volate via di sessione. Faremo una prima volta un recupero dettagli della sessione e a questo punto qui ho messo solo nel video la parte in cui ci ha funzionato il glitch. Andremo su uniscita partita, saremo family, diremo al nostro amico di spammare la freccia destra per entrare. Appena vedete le luci premiamo X per unirci alla partita. Ci sarà il recupero dettagli della sessione, alla prima schermata premeremo X, alla seconda cerchio. Se vi siete buggati sarete del tutto frizzati. Se per caso vi potete muovere dovete ripetere gli step oppure se spawnate fuori dal bunker. Purtroppo se vi muovete dopo qualche secondo verrete cacciati automaticamente. Se siete frizzati potremo andare sul tasto opzioni, sul Criminal Enterprise Tap Pack. Quando abbiamo chiuso il Criminal velocemente andremo su Touchpad e andremo su Suicidati. Vi ricordo, se perdete tempo dopo che avete aperto il Criminal Enterprise Star Pack, come si chiama lì, avete 3-4 secondi per suicidarvi, altrimenti sarete buttati fuori dal bunker e dovete ripetere di nuovo il glitch, mi raccomando. Spero che sia stato chiaro. A questo punto il nostro amico uscirà dal COM a piedi, entra nel COM e uscirà dal bunker col COM e lo dovrà portare, recapitare al nostro CEO oppure al nostro CEO, come diceva il mio amico. Una volta che avrà consegnato il suo centro operativo mobile, lo porterà vicino al nostro CEO, lui potrà uscire di sessione, può fare trovare una sessione, ma il creatore dove vuole lui. La cosa importantissima è che lui vi porti il suo centro operativo mobile vicino al vostro CEO. Una volta fatto ciò, lui può uscire di sessione. Una volta che è uscita di sessione, noi dovremo ritornare al nostro bunker. Per questo diciamo usiamo il teletrasporto dei poveri, con le attività, ci spostiamo con le attività sulla mappa. Se per caso avete un altro amico, potete mettere d'accordo che
è sempre in mira diversa dalla vostra, non avete un problema. Per questo io avevo Ale che saluto, che sapevo che era in mira normale, per questo abbiamo sfruttato Ale sempre. Quindi per usare il teletrasporto, penso lo sapete tutti, andiamo su un'attività, premiamo quadrato per avviarla e quando comincia a fare il caricamento dell'attività oppure arrivate nella lobby di gioco, vi unite al vostro amico che è in mira diversa dalla vostra e accettate la prima e premete cerchio alla seconda, praticamente poi ci sarà il bug e vi spawnerete lì dove vi si trova l'attività. In questo caso l'attività è fuori proprio al nostro bunker, quindi siamo abbastanza veloci con il teletrasporto. Quando saremo spawnati andremo a richiamare col meccanico l'auto che vogliamo duplicare. Vi ricordo che ormai diciamo, la Retro Custom è andata in pensione come la Panto, la Cookette, le vecchie macchine dove si facevano tanti soldini tanto tempo fa, e chiamiamo la nostra Easy, che ormai va di moda, e la richiamiamo dal garage dove l'avete. Quando sarà arrivata, dovremo entrare nel nostro bunker. Quando entreremo nel nostro bunker, avremo il caricamento normale e dopo avremo di nuovo una schermata nera. Questa schermata nera sarà infinita. Quindi noi ci dovremo unire a un nostro amico per sbagliarci. Io, come sempre, ho usato sempre Ale perché sapevo che era in mira diversa dalla mia, quindi non abbiamo avuto problemi. Per questo ricordo, se per caso avete un altro amico con voi in party, con mira diversa dalla vostra, vi sarà tutto molto più facile, almeno siete sicuri di non sbagliare niente. Qui sto entrando nel mio bunker, mi darà il caricamento in fondo a destra e poi dopo un caricamento infinito. Vado a unirmi un altro mio amico, accetto la prima e declino la seconda premendo cerchio. Facendo così mi sbaggo e sono nel mio bunker. A questo punto non mi resta che entrare con l'auto nel centro operativo mobile, mi dirà che è pieno perché c'è la RH8 dentro. Vi ricordo che il COM deve essere sempre pieno, altrimenti vi sbuggate e dovete rifare tutto il glitch da capo. Perché ho fatto anche delle prove prima di fare il video, quindi eseguite tutta la lettera. Quando entrerete nel COM sarà come in un vecchio glitch. Avremo la schermata buggata, apriamo il touchpad, andremo a suicidarci. Quando ci saremo suicidati, dopo che spawneremo, scusate, vedremo sulla mappa la nostra macchina. Non ci resta che prenderla, portarla nel CEO dove, vi ricordo, dovete avere un tot di posti vuoti a seconda di quante copie volete fare. Là entriamo, io in questo caso, il mio caso è il livello 1, la entro nel livello 1. Dopo che sono entrato con l'auto nel livello 1, premo la freccia, vado nell'officina e ci andrò a cambiare una qualsiasi cosa. Potete cambiare il colore, potete cambiare il numero, potete mettere la targa personale, quello che volete voi. Altra cosa che dobbiamo fare è ricomprare una RH8 all'interno del COM. Perché logicamente, una volta che siamo usciti fuori con la macchina, il COM è vuoto perché siamo entrati nel nostro CEO che c'era il posto vuoto. Quindi dobbiamo riempire il COM. Io l'ho fatto subito, così nel frattempo arrivava la macchina. Sono andato nell'officina personalizzata, ho cambiato targa alla vettura e la nostra copia è buona più che fatta. Questa è già una copia già salvata, perfetta, nessuno ce la toglie più. Speriamo, caro Star, non se ne accorgi. Comunque. Una volta che abbiamo fatto la prima copia, possiamo o uscire con la macchina o ritornare nel primo piano, come vedete voi. Per continuare il glitch adesso, dovremo ritornare al bunker. Siccome siamo sempre in mira manuale, possiamo usare il teletrasporto dei poveri. Qui nel video vi faccio vedere che faccio una seconda copia e poi mi fermo lì. Questo è, diciamo, l'altro nuovo passaggio. Non possiamo più richiamare il COM al di fuori del nostro bunker, perché se richiamiamo il COM, e l'ho fatto, credetevi, e ci entriamo, praticamente spawniamo poi a piedi al bunker e dobbiamo rifare tutto il bug. Per questo fate tutto come vedete nel video. Quindi per ogni copia dovremo ritornare al bunker,
Quando saremo ritornati al bunker col meccanico, richiamiamo l'auto. Io richiamerò la stessa Easy, che era nello stesso garage del club, se non sbaglio il B2. La richiamerò la stessa macchina, quindi vedete che è stata duplicata, si trova lì ancora nel garage, quella originale. Entreremo nel nostro bunker. Quando entreremo nel bunker avremo una schermata nera infinita. Ci uniamo a un amico che mira diversa dalla nostra per sbagarci. Entreremo nel COM. Quando saremo entrati nel COM, avremo la schermata buggata. Apriremo il nostro touchpad, andremo a suicidarci e spawneremo al di fuori nel nostro oceano, praticamente lì dove il nostro amico ha messo il suo COM, perché noi eravamo buggati nel suo COM praticamente. E basta che rientriamo nel CEO, andiamo in officina personalizzata, gli cambiamo qualcosina e la macchina è salvata. Mi raccomando, non dimenticate di riempire a ogni copia il centro operativo mobile. Basta che quando siete entrati nel CEO, quando siete entrati, la comprate un RH8, così poi andate a cambiarvi le targhe. Nel frattempo che arrivate lì, la macchina arriva e siete pronti per la prossima duplicazione. Credo che sia tutto per questo video. Il glitch, dicevo, non è difficilissimo, quindi solo l'inizio. Sì, è vero, abbiamo fatto un po', siamo stati una mezz'oretta buona per riuscirci a buggare, però l'importante è che capite quello: appena si accendono le luci dei fari posteriori, le luci dietro della macchina, gli stop, non mi veniva i stop, gli stop della macchina, basta che unite al vostro amico, e se non vi riesce, ragazzi, insistete, ma alla fine ci riuscirete anche voi. Un abbraccione a tutti, vi auguro una buonanotte, un buongiorno, che vi vedo domani mattina e alla prossima. Ciao!